Ciao. Ciao, Ciao. allora, dato che mio cugino si vuole prendere la macchina, no? Come me, adesso lo intervistiamo, cioè gli faccio fare praticamente i miei quiz e vediamo, non vedere in anteprima, e vediamo se sa rispondere praticamente a Non ho letto queste un cazzo. domande, ok? Bene. Allora, fatti più là. Allora. Allora, vediamo. Cosa cazzo è questo rombo giallo? Divieto di sosta. Non è un divieto di sosta il rombo giallo. Che divieto è? Cioè, non è un divieto, cosa indica? Strisce pedonale. No, che cazzo Cazzo di... dice le strisce pedonali il rombo giallo? Ve la faccio vedere Non anche voi, rende, non si può. guardate. No, non ti rende perché devi fare una figura di merda proprio. Vedete Ma è questo qua. Questo complicatissimo, è impossibile. Ma io sto i segnali essenziali, ho detto. rombo qua. E non lo sa, Voglio comunque è rivederlo. di precedenza. Indica che tu hai la Ma non sono precedenza. quei triangoli né a terra anche la precedenza. Non c'entra un cazzo, solo indica che tu hai la precedenza su tutti gli altri veicoli. Capito? Hai la precedenza, fra, hai la Ma un camion precedenza. no. Un camion ha la precedenza. Su quella strada hai la precedenza. Ah, ok. Poi facciamo un'altra domanda perché non sa niente, Ci provo. no? Ok? È obbligatorio regolare la velocità nell'attraversamento di abitanti. Di persone, Sì, insomma. devi rallentare quando passano le Cosa? persone. Bisogna rallentare quando passano le persone, perché... Bravo, sei intelligente, bravo, Si bravo, è fatto là. bravo. O si le investi proprio. Vedi, ma no, 1-0. Questa. Il titolare di patente di categoria 2 non può condurre motocicli di cilindrata superiore a 150 cm cubi e di potenza superiore a 25 kW. Vero o falso? Questo dico. Patente di A2 è falso. Perché? Non lo so perché, però mi ricordo che è falso. Non esiste un limite di 25 kg, a meno che non sia un sedicenne. E puoi portare solo la macchina. Mamma mia! No, seriamente. Ha ragione, devo dire che ha ragione perché è così. Solo se è in possesso di un titolo di 50, del patentino 50. Se un ferito della strada in stato di incoscienza bisogna fasciargli la testa. È vero o è falso? Non ho capito la domanda. Se un ferito in stato di incoscienza bisogna fasciargli la testa. Credo che è falso. È vero! Non lo so. È Ma quello falsa. che porta la macchina? Non capisco la Quello che domanda. sta per terra, in stato di incoscienza, non può essere quello che porta la macchina se sta per terra. È Ma che si azzecca col codice stradale? una domanda che puoi Non lo so. Ok, allora sì. Io pensavo la macchina. trovare. Cioè, Quindi per titolare. te, tu devi farcere la testa a quello incosciente che sta per terra. No, chiamo. È falso perché avverto il 118. Quindi non gli mette nessuna fascia alla No, testa, no. ma sei stata di incoscienza. Non me ne frega un cavolo. E Chiaramente. infatti non gli dovete mettere praticamente niente. Sì, avverte la 118. Fra, non puoi. No, comunque, vabbè, Sì. a parte queste stronzate, voglio sapere da te, no? E alla fine il dito, la pietra nel dito, che fine ha fatto? Lo dire ancora! È ancora presente. Dov'è la delegata? Però fa proprio schifo, sembra un neo. No, Quindi. no, voglio sapere altre domande sul codice E stradale. vedi tu. Quindi praticamente ha altre. Come dire. Ha un'altra pietra nel dito. Cioè, sempre la stessa, ma ancora non l'ha tolta. Quindi sta ancora nel suo Perché questo è un dito. errore? I cerchiati sono errori? Ho fatto Come 4 cazzo fai a errori. Non fare un lo so. errore del genere? Ma Quale? il fatto della velocità, ma veramente. È scandaloso Ma il quale? fatto che devi rallentare. Chiunque lo sa, è obbligatorio regolare la velocità in caso di abitanti. Errore Wow, mi di sono merda. Ho confuso. fatto un grande errore. Vabbè. Hai fatto errori stupidissimi. Hai rischiato la bocciatura per 3 errori Vabbè, seguiti. l'importante è che l'ho No, superato. ora mi faccio interrogare. Dalle legna. Comunque, ragazzi, cosa vi volevo dire? Che per me è la cipolla sempre, no? Lo sapete, per me è la cipolla.
E detto questo, non c'è nient'altro da dire.